Da molti anni il fenomeno dei cerchi del grano appassiona, divide, fa litigare. Allora, innanzitutto è vero che molte di queste figure si possono spiegare in chiave convenzionale, perché sappiamo che questi falsari, silkmakers, artisti o burloni, a seconda delle interpretazioni, sono stati effettivamente in grado di produrre o riprodurre figure anche abbastanza elaborate. Questa spiegazione non è valida però per tutte le formazioni, perché ci sono casi in cui, per esempio, i cerchi del grano disegnano dei fiori con dei petali sottilissimi, e lì è difficilissimo riuscire a passare in formazioni che non sono più larghe di un centimetro. Quindi la tesi del pensionato, del burlone che cammina nelle spighe piegate usando un rastrello oppure assi e corde, come facevano Bauer e Chorley, non regge più di tanto. Colin Andrews, che ha studiato per tanti anni il fenomeno, sosteneva che il 90% delle formazioni sono fasulle, ma c'è quel 10% che non trova una spiegazione. In realtà noi sappiamo che il fenomeno è molto più antico, non risale al 1978, come dicono alcune fonti, altri dicono 1980, con figure un po' più elaborate, 80-81. In realtà sappiamo che già nel 1910 si vedevano queste figure circolari, negli anni 20, negli anni 30. Andando più indietro nel tempo ci sono testimonianze, queste un po' più difficili da chiarire. C'è quella celebre del diavolo mietitore, che secondo gli scettici però sarebbe soltanto un pamphlet satirico. Ci sono anche delle raffigurazioni di sacerdoti druidi che pregano davanti a strane figure. C'è un accenno a figure circolari.